Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi siamo di nuovo qui con Necronomicon e sono stato molto contento di come è andato il primo video. Ho visto che è stato molto ben seguito e questo mi lascia, insomma, ben sperare per il proseguo di questa serie. Allora, l'altra volta eravamo andati un po' in giro per la città e avevamo scoperto che, insomma, per ricevere informazioni su dove si trova Edgar Wycherly, avremmo dovuto chiedere al proprietario qui della drogheria, il tale Crumb. Quindi direi che possiamo entrare. Crambe figlio, al vostro servizio. Ok. Sento le campanelle cinesi. Sto cercando la casa di Edgar Wycherly, la conoscete? Il signor Wycherly, dite. Ora devo proprio. Vi serve forse qualcos'altro, signore? Ecco, come vedete, un po' come anche è accaduto col personaggio prima, di prima, quello che diciamo è appoggiato alla casa di fronte e che mi pare che stesse leggendo il giornale. Comunque le persone sembrano conoscere abbastanza bene. Qui c'è qualcosa da prendere, ci guardo dopo. Conoscere abbastanza bene Edgar, quindi probabile che qualcuno sia a conoscenza di ciò che stia accadendo qui in città. Edgar Wycherly, per l'amor di Dio, sono solo un droghiere, signore, non mi occupo d'altro. Ecco, però sembrano subito avere questo, diciamo, andare sulla difensiva. Quello che vi serve è una mappa, signore, questa fa al caso vostro. Costa solo 20 dollari, signore. Che mi pare che poi non dica altro. Quello che vi. Esatto. Quindi prendiamo la mappa. Vorrei pagarla. Ah già, quindi mi sembra che appunto sì, dobbiamo andare a selezionare anche i soldi. Ecco Ma è. qui, signore. Ho segnato l'indirizzo con una croce. Sono 40 dollari in tutto. Ammazza. Vabbè, costosa sta. Grazie molte e fate attenzione, signore. Costosa sta mappa. E poi qui. Sì, qui ci sono ci sono i fiammiferi. Che Grazie. ci saranno utili più avanti. Questi conviene prenderli subito. Infatti, quando ci ho giocato su PlayStation 1, li ho notati abbastanza casualmente perché non riuscivo bene a capire quando. Cioè, come pagare la mappa, dato che comunque non è così intuitivo andare a selezionare i soldi dopo averla raccolta qui dal contenitore. E quindi gironzolando li ho trovati. E poi ci saranno poi utili più avanti e scoprirete in che modo. Quindi lui mi ha dato la mappa che si trova qui nell'inventario. Questa è casa nostra, quindi adesso ci possiamo muovere molto più velocemente. E questa è casa nostra. Questa è la casa, se non vado errato, del padre di Edgar. E questa dovrebbe essere casa sua. Questo invece è il paese dove ci troviamo adesso. Quindi la casa di Edgar è al limitare della città. Quindi, in teoria si dovrebbe poter bussare, se non vado errato. Qui c'è un campanello. Ah. Sì, il signor Wycherly è uscito. Ok. Se non ricordo male, però, suonando troppe volte poi il tipo ci prende a sberle e dovremo ricominciare la partita, quindi mi pare dopo 5 volte. Non insistete, è uscito. Ok. Direi che non ha senso infastidirlo oltre, quindi
E poi c'è questa cosa qui che non capisco se siano dei rami caduti. Va bene, allora direi che possiamo tornare o comunque andare alla casa del padre del nostro amico e vedere cosa sta succedendo. Intanto lui si sposta con la motocicletta. Signor William Stanton, sedetevi, prego, sono lieto di vedervi. Avete incontrato mio figlio nella sua nuova residenza di Pawtuxet? Per essere sincero, no. Una volta eravate inseparabili. Oh, come vorrei che non avessi abbandonato gli studi di archeologia. Ma che mi dite di voi, William? Passate sempre da una passione all'altra? No, signore, ho appena concluso i miei studi di architettura. Prima l'archeologia, poi la genealogia, i viaggi all'estero, l'astronomia e ora la chimica. Francamente io apprezzavo l'archeologia, sapete, forse perché egli era solito discuterne con noi. Ma col passare del tempo i figli diventano sempre più riservati, più reticenti con i loro genitori. Posso offrirvi da bere? Sì, volentieri, grazie. Ecco, un'altra cosa che magari secondo me sarebbe stato opportuno chiarire meglio è il perché comunque alcuni personaggi sembra che siano allarmati, insomma, così tanto allarmati dal comportamento di Edgar. Edgar ha lasciato qui molti libri e documenti relativi ai suoi studi più recenti. Cioè, molti sembrano sapere più di quello che dicono in realtà. Qui non si può aprire. Qui non c'è nulla. Però comunque, insomma, non ho letto l'opera originale di Lovecraft, quindi magari anche lì c'è questa sorta di mistero, insomma. Ho visto che questo quadro era esaminabile, quindi vediamo Questi un po'. è Gregor Herschel. Nell'epoca coloniale era un ricco armatore di Providence. Ha avuto una figlia, che era la nonna della signora Wycherley. Questo ritratto è stato dipinto da Cosmo Alexander nel 1765. Al contrario di mia moglie, Edgar adora questo quadro. Un peccato che non sia qui per parlarvene. Ditemi onestamente, non vi sembra che abbia un aspetto piuttosto misterioso? Abbastanza. Nient'altro. No, mi pare che non ci sia altro. Con lui non posso interagire, no. Speravo che mi avreste portato notizie di mio figlio. Sospetto che quel chimico, il dottor Owens, pretenda troppo da lui. Il dottor Eagleton mi ha detto che negli ultimi mesi la sua salute è molto peggiorata. Tornate pure a trovarmi quando volete, William. Edgar ci scrive ormai molto raramente, per cui è un piacere parlare di lui insieme a voi. Ok. Purtroppo non ti posso dare altre notizie perché c'è un energumeno diversamente piacevole in casa sua. Va bene, io per adesso concluderei qui questo video. Vi ringrazio per avermi seguito. Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video.